Amici di Moto.it, ciao a tutti, mi trovo di nuovo a Garmisch e non per il raduno BMW, quello l'avete già visto spero su Moto.it. Sono qui per presentarvi la BMW Scrambler, l'avete vista sicuramente a Eichmann, ma adesso, opla, eccola qua. L'ho guidata oggi, vedete anche sporca perché mi sa che lì ho centrato anche qualche ricordino di qualche mucca. E oggi l'abbiamo usata per bene, senza superare i limiti qui in Germania perché sennò ti bastonano a sangue, giustamente. E abbiamo visto come va. Vi dico prima come è fatta questa moto, perché è vero che costa 2000 euro meno della R90, costa infatti 14.000 euro e all'inizio pensavo fosse una versione povera della moto nuda che conosciamo. Invece questa è una moto proprio diversa, costa meno, è semplificata, ma ha anche un modo tutto suo di andare. Vediamo come cambia prima però. Partiamo dai cerchi. I cerchi non sono a raggi ma sono a razze. Davanti c'è, eccolo qua, un 19 pollici, dietro è confermato il 17. Cambia anche ovviamente il canotto di sterzo per dare una diversa guida alla moto e per lasciare lo spazio a questo ruotone. È più aperto di 3 gradi. C'è poi una forcella a steli classici, non rovesciati, non regolabile, che però su strada si è comportata molto bene. Il parafanghino sembra in metallo ma è in plastica. Il faro è quello bellissimo della R90 con loghino BMW all'interno. Cambia la strumentazione, vedete qui è un po' più povera perché è la strumentazione senza contagiri che può essere chiesto come optional. Del resto è abbastanza completa perché abbiamo due trip, questo è il tasto delle info, c'è l'ABS col traction control di serie, però consumo e altri dati non sono presenti. Qua vedete il tasto delle manopole riscaldate che non sono di serie. Il serbatoio non è più in alluminio ma è in acciaio. È confermato invece il reggisella in alluminio, questa è la bella sella con le cuciture in vista molto ben fatte. E poi lo scarico, vi mostro il dettaglio, lo scarico è rifinito benissimo ed è fornito dallo specialista sloveno Akrapovic. Questa moto tra l'altro è la prima Boxer Euro 4, lo notiamo perché c'è il serbatoio di recupero dei vapori. Caratteristico di tutte le moto Euro 4. Cambiamo lato, il lato destro presenta sempre questo bocchettone dell'airbox con questa finitura in alluminio che rimane quindi di altissimo livello come fattura. Il motore, il Boxer 1200 da 110 cavalli. Impianto frenante un po' meno sportivo rispetto alla 90. Adesso vedremo su strada come si comporta perché questa moto ha evidenziato un comportamento dinamico molto bello, per certi versi persino più bello della R90, che col 17 anteriore è piuttosto secca nello scendere in piega, va un minimo forzata, è la classica moto sportiva col 17. Questa invece regala una guida molto più rotonda grazie anche alle gomme Tourance Next, che sono le gomme presenti anche sulle classiche Maxi Enduro. La si può avere senza sovrappezzo anche con i Metzeler Karoo 3, molto più tassellati. Ne guadagna l'estetica, ma non ve le consiglio per andare su strada, anche perché sul bagnato queste gomme, sempre della Metzeler, garantiscono una tenuta molto molto superiore. Per me è uno dei più bei Boxer degli ultimi anni, lo preferisco persino al raffreddato a liquido della GS. Certo, quello è più potente, allunga molto di più, però questa ha una risposta sotto veramente bella. Oggi ho il casco aperto, scusate ci sarà un po' di rumore. Questi tagliano le curve come dei principianti. Cambierei lo slogan di Nico con quest'altro. Prima regola, non superate la linea bianca. Secondo, usate le protezioni. Le aziende ce le offrono di tutti i tipi e di tutti i prezzi. Mettiamole. E terzo, invece, c'è un ingrediente che ci vuole sempre. Prudenza, sempre in moto. Perché negli ultimi weekend estivi sulle nostre bellissime strade appenniniche ne abbiamo viste di tutti i colori, ragazzi. Quindi occhio. Linea bianca, state dalla vostra parte, protezioni usatele sempre e moderate il gas. Il motore è diventato Euro 4, però sentite che spinta, adesso sono in terza, giù di giri, guardate anche che equilibrio ha questa moto. Riprende, pulitissimo, quarta, terza di nuovo, guardate che spinta e poi la moto è veramente leggera e agile in inserimento in curva. Pesa 220 kg col pieno, 17 litri contro i 18 della R90. Però ha un equilibrio dinamico favoloso. La ruota da 19 pollici la resa ancora più facile nella guida e più rotonda. La moto non cade più in curva come prima, prima andava un po' forzata, o meglio, va forzata perché la 90 c'è ancora. Questa invece curva da sola col pensiero. Poi sentite il motore. Avete visto la faccia della moto vintage o classica, come dir si voglia. Questa moto spinge davvero tanto, ha un'erogazione bellissima.
La frenata ha un pelo meno mordente rispetto all'R90 perché è meno sportiva, ma frena comunque bene. Non è affatto una forcella povera questa della Scrambler. Ha ovviamente un'estetica di minore impatto rispetto all'R90, ma un funzionamento ineccepibile. Guardate anche se freno forte in discesa con la BS. Avete visto, non c'è un affondamento repentino, ma molto controllato. Rimane la pecca dell'R90. Mi riferisco alla sospensione posteriore, che è qui a 140 mm di escursione contro i 120 della 90, quindi la moto dietro è più alta. Però rimane molto secca sulle asperità. Sentite che bel motore, ha veramente una ripresa imperiosa. Poi anche il cambio, assistito dalla frizione a secco, è veramente un burro, a innesti rapidi, precisi, molto silenzioso. Insomma, da guidare è una gran bella moto. Non consideratela come la versione economica della R90, perché è una versione diversa. Ha le sue caratteristiche di guida, ha un look più spartano, ma della guida è persino più bella della R90. La Scrambler non è una versione povera della R90, ma è una versione diversa, più semplificata, infatti costa 2000 euro meno, ma con una guida ancora più rotonda e un look più basico, più minimale, che a tanti piacerà persino più di quello della R90. Vi saluto e ricordatevi, non si supera la linea bianca mai, e protezioni sempre!